Vedo la pallavolo perché torna in campo domani sera al Pala Panini nella Valsa Group Modena per i gialloblu, sfida ad alto livello contro l'Itas Trentino del grande ex Angelo Lorenzetti, Alessandro Ioi. La sconfitta con Milano ha lasciato il retrogusto amaro della grande occasione sciupata. Modena, avanti 2-7-1 e 20-16 nel quarto parziale, si è smarrita al momento di sferrare il colpo del KO. Errore fatale in un campionato in cui per ora regnano equilibrio e imprevedibilità. Milano ha fatto saltare il fattore Palapanini e rallentato il percorso di crescita laboriosa della squadra di Andrea Giani. Sappiamo che è un campionato molto, molto forte, quindi non dobbiamo mai mollare per portare la vittoria a casa. È mancato un po' di lucidità sia alla fine della partita. In una stagione di tante novità in campo e fuori, le difficoltà erano state messe in conto. Per superarle serve pazienza e conoscenza reciproca all'interno della squadra. Tecnicamente, tatticamente sappiamo che dobbiamo crescere, però a livello dell'atteggiamento, quando iniziamo le partite, che non può mai mancare per noi quest'anno. Penso che abbiamo fatto un passo avanti contro Milano e adesso arriva una partita tosta mercoledì dove l'atteggiamento sarà la cosa più importante per noi. L'occasione di riscatto arriva subito sulla strada che porta alla Supercoppa di lunedì e martedì e con l'infrasettimanale di Superlega. Al Palapanini arriva Trento, un tuffo nelle emozioni come sempre quando torna da queste parti un totem come Angelo Lorenzetti. Ma sul campo sarà un'altra sfida complicata contro una squadra appena ripartita grazie alla vittoria su Cisterna, ex capolista. Conosciamo molto bene la squadra di Trento, è una squadra molto, molto forte, fa parte delle big, e sarà a noi di metterli in difficoltà e mettere i dubbi per poter vincere.